Una spallata di Massimo Bonanni, un tracciante da tre punti che confeziona il primo acuto esterno stagionale, figlio di lucidità tattica, sacrificio, cinismo e grande carattere. Zero rischi e perla dell'ex Doriano nel primo tempo, difesa quasi ad oltranza nella ripresa con pinna super in due circostanze. Pescara dunque assai pragmatico ma soprattutto vincente, come al contrario mai gli era capitato prima d'ora in trasferta. Il tecnico Antonello Cucureddu. Primo tempo è stato inappuntabile il Pescara sul piano tattico, nella ripresa una grande partita difensiva, in chiave difensiva. Difensiva perché loro buttavano queste palle lì, sai, poi un po' la stanchezza, il campo non ti dava la possibilità di esprimerti e quindi loro a livello fisico sono prestanti, noi un po' meno, e quindi la sofferenza era fisica soprattutto. Salutiamo i tifosi che sono in visione d'ascolto. Un saluto carissimo. Come li salutiamo? Nus e menù. grazie al mister. Grazie. Sul piano tattico Spal con Centi, trequartista alle spalle del tandem Bazzani-Cipriani, compagni di squadra nella Sampdoria in Serie A soltanto 5 anni or sono. Cucureddu conferma l'11 che ha prevalso sulla Ravenna. Davanti Ganci agisce a ridosso di Sansovini, subito in evidenza con questa iniziativa frustrata da Bortel. Al settimo Bonanni fa partire un cross tagliato insidioso che Capecchi non trattiene, ma il portiere rimedia con grande reattività precedendo Ganci. Sull'avversario opposto bravissimo Mengoni, che prima anticipa Bazzani sotto misura, poi si immola sul destro dell'ex biancazzurro. Passano soltanto 2 minuti. Gessa Caparbio recupera una palla apparentemente già persa. Zanon mette in mezzo, Ganci tocca per Bonanni che di controbalzo fredda Capecchi. L'esultanza del 27enne centrocampista romano al secondo gol, tra l'altro decisivo in soli 7 giorni. Momento propizio, la spalla accusa il colpo, Bonanni combina sulla fascia con Vitale e Pennella, provvede Cabeccia alle cui spalle era prontissimo Gessa. Un minuto più tardi, 17esimo, fallo laterale. Zanon per Ganci, forse trattenuto in area emiliana da Ghetti. Corletto di Castelfranco lascia proseguire. Quindi ancora Bonanni in grande spolvero. Un assist per Gessa subito dopo questo invito maestoso. Ganci si coordina tentando l'impossibile. La partita si accende, le proteste vibrate dei giocatori di Aldo Dolcetti per il presunto contatto in area biancazzurra tra Zanon e Cipriani. Quasi alle mani Olivi e Bazzani al 28esimo, ne viene fuori un parapiglia sedato dall'arbitro con 2 cartellini gialli. Chiusura di frazione con un brivido sul traversone di Migliorini. Bazzani anticipa pinna ma non inquadra lo specchio. Ripresa nella spalla, fuori Bedin, dentro Marongiu, nuovo trequartista con Centi interno di centrocampo. Partita di mero contenimento da parte del Pescara che rischia grosso. Al 10° minuto Bazzani ispira Schiavon, miracolo di pinna, decisivo al 35esimo su questo colpo di testa di Cazzamalli, riflesso e doppia prodezza salva il risultato dell'estremo biancazzurro. Nel frattempo Cucureddu rileva Bonanni con Tognozzi e modifica il sistema di gioco passando al 4-2-3-1, Ganci esterno, Dettori alle spalle di Marco Sansovini. Quindi Carboni per Ganci prima del doppio straordinario intervento di pinna e del tentativo di Bazzani che spingono il tecnico sardo ad optare per una difesa a 5 con l'ingresso di Romito in luogo di Gessa. 3 centrali, 2 esterni e difesa ad oltranza. L'ultimo spavento arriva al 38esimo quando il poderoso destro di Cazzamalli sfiora l'incrocio alla sinistra di pinna. Più concreto che bello dunque, ma soprattutto vincente, prima volta in trasferta, dimostrazione di maturità ed anche un chiaro inequivocabile messaggio a rivali e pretendenti.